quanto le vite degli altri possano condizionare la tua, no? Quanto i movimenti, gli atti, i gesti degli altri in maniera volontaria o involontaria possano condizionare la tua, perché in questo film ogni personaggio non ha, anche se ha nella sua testa la sua linea, la sua struttura, è sempre costretto a cambiare strada perché qualcun altro accanto a lui che ama compie un gesto che in qualche modo contamina totalmente anche il suo percorso. Intanto voi avete parlato sì cartesiani e non mi avete detto niente. No, perché dovete sapere che qui abbiamo un laureato in fisica. Cioè, vi siete messi lì a parlare di... Scusate. No, scusate, mi scuso sempre quando dicono che c'è la laurea in fisica, mi scuso sempre. Sembra un... no? Qual era la domanda? È la stessa che hai fatto a lui, cioè come vedo un tuo Bella Monaca 2. Coraggio di chiudere e non regalare il lieto fine per cui tutti tornano a casa con i cuoricini abbracciati. Non lo so, e poi ditemelo voi che l'avete visto adesso per la prima volta. Secondo me un film del genere nessuno lo vuole il lieto fine con i cuoricini. Poi ditemi se sbaglio, insomma. Secondo me emoziona proprio il fatto che cerca in tutti i modi di raccontare la realtà in maniera schietta, severa e per quello che è, senza edulcorare nulla e cercando di essere più veri possibili. Che come ti dicevo prima è appunto un gesto coraggioso dal punto di vista artistico, no? Perché poi se noi pensiamo anche alla storia dei generi letterari e cinematografici, no? L'ho citato anche stamattina da Cinzia Masonia, per esempio il giallo. Il giallo che cos'è? È la lotta contro il male, lo individua, lo risolve e tutti vissero felici e contenti. Ben diverso dal noir, che nasce, come dire, consegnandoti l'inquietudine e non risolvendola. E questo film, dal punto di vista narrativo, è coraggioso per questo. Coraggioso perché è molto difficile dargli un genere. Cioè non è una commedia, non è un dramma vero e proprio, è molto difficile perché non, sai, adesso non è nemmeno un dramma di che sono questi generi mischiati tra di loro, insomma è complicato perché non è un film di genere vero e proprio, insomma non sai di che genere è, giusto Giorgio? Certamente sembra quasi un musical. No, per dire che la musica per esempio è importante, oltre perché è bella e perché è molto presente, perché proprio quasi sgomita con le immagini, perché dà come voce a una specie di commento sarcastico certe volte di quello che sta succedendo e quindi contribuisce a dare un certo distacco, cioè un film quasi brechtiano. Se consideri l'effetto della musica, cioè non è un film che vuole emozionare in maniera facile, diciamo, vuole avere la tua attenzione critica e non solo emotiva, per cui in certi momenti la musica lavora in contrasto con quello che dovrebbe essere l'atmosfera della scena, no? È una specie di contrappunto che crea un distacco che ti aiuta ad essere più critico nei confronti di quello che sta succedendo, anziché immedesimarti, no? Come si diceva nel teatro epico brechtiano, anziché immedesimarti tu rimani vigile e lucido a giudicare o anche a seguire quello che sta succedendo. La piega che ha preso il discorso sul dice facciamo il tour della Monaca 2, come continuano le storie dei personaggi, secondo me ha a che vedere con la crescente frequenza con cui si fanno serie invece che film. Perché il film ce l'ha proprio nel suo format, che a un certo punto finisce.
Mentre la serie illude, la serie crea una fidelizzazione nello spettatore, dice allora andiamo avanti, e lo spettatore si, con questo fatto della serie in testa, diciamo, è lo spettatore che si impadronisce della serie certe volte. Delle serie, per esempio, che hanno molto successo, bisogna continuare a scriverle per non deludere il pubblico che ha deciso che sono belle, oltre, qualche volta anche oltre il loro, come dire, la loro parabola fisiologica, cioè quella sarebbe finita. No, è andata bene, bisogna continuare a scrivere qualcosa. Il film è proprio al di fuori di questa logica, il film ha un suo percorso che può anche essere efficace con il pubblico proprio perché ha un tale tronco, perché non chiude tutti i conti, perché lascia le cose in sospeso, ma comunque è finito, no? Ho detto una cosa intelligente?